all'incontro più che convenienza, perché spesso questi termini sono i termini che fanno un po', diciamo, rendono seri delle iniziative. È un'iniziativa seria, molto seria, ora ne parleremo, però è più che altro è un momento di partecipazione a un lavoro che si porta avanti da mesi e quindi dobbiamo avere necessariamente, nello spirito appunto della partecipazione, un momento di confronto. E questo momento di confronto naturalmente passa attraverso una esposizione del lavoro fatto. E allora, ripeto, grazie della vostra partecipazione, ringrazio il sindaco che ha voluto fortemente questo rapporto con l'Università di Bergamo. Dico subito che non è la sola università a quale diciamo, l'amministrazione è attenta, ma abbiamo fatto anche molti altri protocolli d'intesa con altre università, perché effettivamente le università danno quella input di novità, di innovazione vera, che soltanto l'attività all'interno degli Atenei offre, e soprattutto può dare anche una chiave di lettura e di interpretazione della progettualità dei territori nei vari comuni. Quindi l'amministrazione, il sindaco può avere una tranquillità anche di valutare elaborazioni e proposte, e anche soprattutto laddove i giovani che incominciano a diciamo ad attenzionare il loro passaggio fra lo studio e il lavoro, quindi la professione, possono diciamo l'amministrazione anche cogliere un fermento, una capacità di vitalità, che è proprio quella opportunità data dalla tesi, dal lavoro, dall'elaborazione, alla ricerca nel territorio. Quindi ringrazio per questo anche l'amministrazione, il sindaco, che diciamo, ha voluto dare questo avvio, che speriamo anche con altre realtà locali, perché noi non abbiamo un riferimento a un'università del nord, perché chiaramente qualsiasi università può essere accolta a livello locale, però la cosa importante è la ricerca sul territorio. E ringrazio anche la professoressa Ronzoni, che diciamo come appassionata ha cercato di dare a questa intesa, a questa convenzione, anche un'anima. Spesso nelle progettualità mancano l'anima, cioè la sensazione forte verso un'idea, un qualche cosa che possa realizzarsi. Ma soprattutto vorrei ringraziare i ragazzi. Oltre Paola, chi è Paola? Paola, che diciamo, è stata la prima a venire in questo territorio, ma soprattutto non come ospite, ma come camminatrice. Camminatrice perché è riuscita a fare un percorso a piedi per conoscere proprio sotto i piedi un territorio, un valore, un'attenzione, una percezione di interessi architettonici, archeologici, che sono soltanto diciamo, la capacità di un giovane o una giovane che per la prima volta percorre un territorio ed è affascinata. Ecco, questo fascino può essere un attrattore, oltre ad altri interessi di tipo turistico. Secondo me può essere interessante questo avvicinamento a chi studia nel territorio ed ha una possibilità di anche di uno sbocco professionale, ma soprattutto di conoscenza approfondita, che si fa solo attraverso determinati studi e analisi sul territorio. E quindi dopo il ringraziamento rispetto a chi come attore ha fatto questo lavoro, che naturalmente ora gli interessati, la professoressa e anche i ragazzi nelle varie argomentazioni illustreranno, mi soffermo soltanto su una
Una caratteristica che emerge anche dal titolo del convegno è catturare la magia di un territorio. Che significa? Significa non ammirarlo passivamente, ma capire le sensazioni di quel territorio per cercare di dare il massimo della valorizzazione come strumento di equilibrio fra lo sviluppo e il progresso sociale, ma soprattutto anche economico. Quindi ecco, la ricerca della magia come equilibrio di sviluppo di una comunità. Scusate se mi sono dilungato troppo, do la parola al sindaco Confanti per un saluto. Grazie, grazie Giovanni. Per chiarire l'organizzazione della giornata, anche perché il mio stile essere presente a questi convegni, ma anche il mio stile mantenere la mia presenza fino alla fine. Purtroppo a minuti degli impegni legati alla registrazione di un programma televisivo, quindi devo lasciarvi. Però do subito appuntamento ai ragazzi, alla professoressa Ronzoni, in quanto io per le lunghe e larghe linee conosco, ma ho bisogno di approfondire con voi l'aspetto del lavoro fatto, e con la professoressa Ronzoni anche poter far sì che questo lavoro, avendo i crismi della scientificità anche operativa del mondo accademico, può essere elemento di grande inizio rispetto a quello che ci siamo dati e ci siamo detti firmando un protocollo d'intesa con l'Università di Bergamo. Innanzitutto, professoressa, la ringrazio di essere qua e la ringrazio per il grande amore che già da parecchi anni lei nutre per questo nostro territorio. E grazie a lei se si sono avviati dei processi di collaborazione con l'ente che io rappresento, e grazie a lei che oggi siamo qua in una fase successiva che ha visto in maniera pionieristica in una scoperta da Paola qualche periodo fa qui venire a Noto per elaborare la sua tesi, e devo dire che insomma con grande successo è riuscita a dare un bellissimo spaccato della nostra tesi. Un saluto a tutti voi presenti, e so che sono convinto che ciò che oggi sarà rappresentato è elemento di assoluta importanza per mettere giù le basi di uno studio ancora più esaustivo e per poter avviare tutto ciò che è necessario poi per trasformare le cose dette da Giovanni, che possono sembrare un po' eteree, in effetti di ritorno immediato nel nostro territorio, nel territorio di questo bellissimo sud-est della Sicilia. E quindi alle belle idee, all'organizzazione di processi, alla visione di un ambiente, di un territorio che riesce ad esprimere emozioni, è necessario collegare il pragmatismo e tutto ciò che a questo pragmatismo è collegato, la ricerca di fondi, le norme di riferimento, la fattibilità tecnica del progetto, i tempi necessari per realizzarlo, le eventuali fasi di step successivi e tutto ciò che riguarda la fase poi di realizzazione di una condivisione. Anche il coinvolgimento, e principalmente il coinvolgimento di un territorio che su questi temi si può sicuramente confrontare e trovare soluzioni sempre più adeguate. In particolare, se non vado errato, e penso che questa sia la linea, vi è un grande interesse in generale a poter recuperare quello che è il percorso che molti anni addietro faceva sì che il Comune di Noto, attraverso una strada ferrata litoranea, conducesse a varie tappe in località altrettanto emozionanti e altrettanto interessanti del nostro territorio, fino all'estrema punta sud della Sicilia sud-orientale, fino a Paghini e anche oltre. A che punto siamo? Siamo in una fase di grande studio, di grande interesse,
Ma l'aspetto più importante che contraddistingue quello che è l'iniziativa che io ho posto in essere in questi ultimi tempi è quella di innanzitutto partire da una disponibilità dell'area di lavoro, di una disponibilità del percorso per poter avviare, professoressa, tutta quella serie di riflessioni che grazie al lavoro dei suoi studenti e dei suoi collaboratori in generale possono essere elemento di riferimento per chi deve poi trasformarli in atti concreti. E quindi questo è un primo aspetto. Penso che a questo primo aspetto ci sia anche qualche altra soluzione legata alla città e alla fruizione turistica della città in una sorta di nuova, ma non tanto nuova, ma sicuramente condivisa attività di ricettività legata un po' alla conformazione della nostra città e alla potenzialità legata anche al centro storico della nostra città, che in questi giorni è oggetto di un intervento da parte dei progettisti del piano regolatore generale del nostro comune, che hanno già consegnato il piano di massima che andrà velocemente in consiglio comunale per l'approvazione, di un progetto di riorganizzazione, sistemazione, fruizione del nostro centro storico ai sensi di una legge regionale del 2015 che ha dato tempi strettissimi e noi siamo pronti e l'abbiamo fatto questo lavoro in collaborazione con la sovrintendenza proprio per concentrare l'aspetto l'aspetto legato allo sviluppo urbanistico della nostra città, non certo con la cementificazione, con l'utilizzo di nuove aree, ma principalmente con la riqualificazione, la riorganizzazione del nostro centro storico, che raggiunge due obiettivi fondamentali: la prima, quella di lavorare su un tessuto che ben conosciamo, quella di recuperare una serie anche importante di cubature nel nostro centro, e quella di realizzare attività ricettive che esulano o quantomeno sfuggono alle logiche dell'organizzazione pseudomoderna delle nostre strutture legate ad alberghi, legate a case vacanze e quant'altro, ma che abbiano nella conformazione stessa del quartiere, dell'area, della storicità e della grande compenetrazione alla storia di quell'area, appunto del nostro centro storico, anche la possibilità di lavorare in ambito di albergo diffuso, come si suol dire oggi e come si usa oggi declinare. Quindi sotto questo punto di vista vedete quante iniziative possono essere ancora portate a casa e quanto lavoro è possibile realizzare con la vostra collaborazione, con la condivisione del nostro ufficio e quindi dell'amministrazione, e con un progetto sicuramente che ci vede in linea con quello che oggi può essere interpretato lo sviluppo di un territorio. Lo sviluppo di un territorio che passa sicuramente per il riutilizzo, che passa per il risparmio energetico, che passa per il rispetto dell'ambiente, che passa per tutta una serie di iniziative che oggi sono irrinunciabili e che ci proiettano sicuramente in una atmosfera nuova, assolutamente nuova, che deve essere fatta percepire come possibilità di sviluppo di business, che deve essere fatta percepire come elemento fondamentale di un rilancio di una terra meravigliosa come la nostra. Ci tenevo a dirvi questo, ci tenevo a dirlo ufficialmente, ci tenevo a darvi il mio benvenuto. Ho bisogno, sento l'esigenza, sento forte il desiderio di parlare con voi, di ascoltare dalla vostra viva voce l'impressione, la predisposizione a dare suggerimenti, condivisione di alcune linee guida che possiamo portare avanti, perché essere conseguenziali ad un protocollo d'intesa tra un'amministrazione e l'università non può che far altro che dare poi quel risultato finale in termini di progettualità anche di massima e di condivisione di uno sviluppo. Altrimenti, caro Gianni, nonostante noi abbiamo rapporti con diverse università, se non riusciamo con loro a raggiungere dei risultati che concretamente fanno percepire il senso di
e la volontà di spendersi per qualcosa che possa dare sicuramente, come dicevi tu, non certo possibilità di lavoro ai nostri giovani, ma già rapporto diretto con ciò che è la realtà che li aspetta subito dopo la loro attività formativa. Quindi una realtà che li aspetta, che hanno la necessità di tassare con mano, di valutare personalmente, anche in considerazione di quello che spesso si dice rispetto alla politica. Si dice che la politica è rappresentata da persone che pensano al loro interessi personali, si dice che la politica è rappresentata da persone che non fanno altro che rubare, si dice che la politica è rappresentata da persone che non sanno fare altro nella vita. Io spero che voi, attraverso la vostra conoscenza in università, attraverso i rapporti con altri enti, attraverso l'esperienza dei vostri insegnanti, possiate capire che tutto dipende dagli uomini, tutto dipende dalle donne, tutto dipende da coloro i quali hanno la voglia e la predisposizione di fare bene. E da questa vostra sensibilità capirete se in questa nostra realtà di Noto, questa bella cittadina del sud-est della Sicilia, capitale del barocco, territorio immenso, bellissimo, ricco di tantissime cose ammirate in tutto il mondo, vi è qualcuno, vi è un'amministrazione che pensa al bene comune e allo sviluppo, oppure pensa a fare il politico. Grazie e buon lavoro.